Oggi qui a Expo Brianza ospitiamo l'associazione radioamatori di Limbiate con il sesto raduno dell'amicizia. Qui di fianco a me c'è Alessandro Zoia, che oltre a essere membro del comitato promotore è anche il presidente dell'associazione ARI di Limbiate. Cosa ci avete portato qui oggi? Ma abbiamo portato, diciamo, il meglio che c'è in questo momento dell'ARI nazionale. Abbiamo il Ministero, abbiamo la Protezione Civile, abbiamo vari che arrivano da radio aeronautica, abbiamo la Marina, abbiamo amici vicini delle province qui, dei paesi, di conseguenza un sacco di gente che ci segue e pratica la radio con grande volontà. Bene, passerei subito ai rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico. Abbiamo Giovanni Bertuccio. Buongiorno. Può spiegarci in cosa consiste la postazione che avete portato abbiamo qui a Expo? Due attività in questo momento. Una è espositiva, nel senso che abbiamo un mezzo mobile che viene utilizzato normalmente dal Ministero per le sue attività di istituto, quindi di controllo delle frequenze radio e televisive. E un altro come postazione specifica adatta per le informazioni da dare ai radioamatori. Questo è la nostra funzione di oggi. Come funziona la vostra postazione? Sì, questo è un mezzo che la provincia di Monza e Brianza ha dato in affidamento ai radioamatori delle sezioni della provincia, appunto, e che serve per tenere collegamenti in ogni modo tra la zona di emergenza e le istituzioni, prefettura o il ministero. È dotato di tutte le frequenze in uso ai radioamatori e può praticamente, è assolutamente autonomo, può trasmettere in tutte le condizioni. Segretario nazionale di ARI, che è ospite speciale qui oggi a Expo Brianza, Mauro Pregliasco. Che importanza ha la vostra associazione non solo qui ma a livello appunto nazionale? La nostra associazione porta un contributo importante tanto nel campo della protezione civile, tanto in quello di coloro che si vogliono avvicinare alla radio, intesa come una forma di costruzione ancora, di autocostruzione e di studio della propagazione, di studio dei fenomeni radio. Siamo circa 15.000 iscritti, oltre 300 sezioni sparse su tutto il territorio nazionale e in tutte le città capoluogo di provincia c'è un nostro presidio, c'è una nostra sezione. È un passatempo che nasce come passatempo, ma poi come tutte le cose, quando uno dedica passione, tempo, soldi, diventa un impegno, lo è con se stessi, ma soprattutto nei confronti di coloro che credono nell'associazione. E abbiamo anche Antonello Passarella, che è sindaco nazionale di ARI. Ci parli lei un po' della funzione civile, appunto, di questo hobby così bello. Il nostro hobby è veramente bello, come ha detto lei. Siamo presenti sul territorio di Limbiate già da 21 anni, siamo riconosciuti dalle nostre autorità locali, al quale nel nostro piccolo cerchiamo di fare e di dare il nostro contributo come radioamatori per le comunicazioni di emergenza e, perché no, il nostro hobby di comunicare al di là delle frontiere in tutto il mondo. Noi, il nostro meeting si chiama prima di tutto dell'amicizia, appunto perché se non siamo amici tra di noi non possiamo essere amici col resto del mondo. Infatti, se lei è stata dentro ha visto quante associazioni del circondario sono presenti, ed è una dimostrazione che tra di noi c'è un filo comune che ci lega, ed è l'associazionismo ai radioamatori, soprattutto all'ARI. Raffaele De Luca, sindaco di Limbiate, anche lei un po' ha contribuito alla sezione ARI di Limbiate. Ma devo dire che quest'anno sono qui per, come dire, pagare il fio dell'anno scorso, il 20°, non sono potute venire, si sono accavallate un sacco di manifestazioni. Quest'anno ci tenevo a esserci, sono in contatto con gli amici dell'ARI perché fanno un lavoro per me importante, cioè quello di fare un ponte radio per le eventuali emergenze è importante sempre. Quindi noi abbiamo dato dei locali, spero di mettere a disposizione dell'ARI una soluzione, come dire, dare dei locali adeguati per poter svolgere al meglio il loro lavoro, e soprattutto so che loro sono in comune, per cui la loro opera è sicuramente importante.